chiamo Pierluigi Perri, sono un avvocato e sono un ricercatore universitario come tanti qui. Ringrazio innanzitutto per l'invito e ringrazio anche il relatore che mi ha preceduto, perché quando sento quel tipo di relazione che capisco che l'avvocatura era la mia unica strada, non potevo fare niente. Sicuramente. Alla terza slide già non capivo XOR, non so. Vabbè. Comunque, sperando di crearvi lo stesso disagio, adesso parleremo di diritto. In particolare ci concentreremo su questa famosa legge Pisano. Se ne sente parlare molto, se ne è sempre sentito parlare, personalmente ne ho sentito parlare sempre esclusivamente a sproposito. Cioè, la legge Pisano che impediva a chiunque di avere una connessione internet, impediva di avere degli access point, o Gesù mio, una fonera verranno e mi arresteranno, faranno dirottare qualche aereo utilizzando il mio router, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà la legge Pisano è una legge estremamente complessa che è nata sotto una stella poco allegra. Infatti, se ricordate, la legge Pisano segue immediatamente quello che è stato l'attentato terroristico a Londra. E qui bisogna fare un breve excursus su quelle che sono le legislazioni d'urgenza. Come voi sapete, c'è un procedimento ordinario per approvare le leggi, che è quello della discussione in Parlamento, e c'è un procedimento abbastanza veloce, proprio quando ricorrono casi di necessità ed urgenza, per cui il governo può adottare dei decreti legge che sono immediatamente esecutivi e che poi devono essere convertiti in legge. In questo caso noi ci troviamo esattamente in questa situazione. C'erano da prendere delle decisioni abbastanza forti, c'erano da iniziare delle attività di monitoraggio, c'era bisogno anche di prevedere dei nuovi reati che riguardassero le fattispecie terroristiche, e allora si è adottata la strada del decreto legge. E infatti è stato emanato con estrema urgenza questo decreto legge 27 luglio 2005 numero 144, convertito in legge 31 luglio 2005 numero 155, contenente le misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale. Questo tipo di circostanza costituisce un caso unico nell'ordinamento italiano, perché che un decreto legge venga convertito nell'arco di 4 giorni è assolutamente incredibile. Di solito i decreti legge sono in vigore per 60 giorni, di solito il 59esimo giorno il decreto legge diventa legge. Se la prendono decisamente comoda, perché come vi dicevo è immediatamente esecutivo. Questo vi fa capire come siano state le fondamentali, le necessità di prevedere determinati reati, di iniziare un certo tipo di regolamentazione, e come però queste iniziali necessità poi non siano state adattate e integrate in quello che è il sistema giuridico. Volendo fare infatti alcune prime considerazioni, notiamo innanzitutto l'incredibile rapidità nella conversione del decreto legge. Notiamo quello che è lo stato di urgenza di questo decreto legge, tant'è che viene ribadita anche nel titolo stesso: misure urgenti per il contrasto al terrorismo. E soprattutto, quello che poi costituisce l'argomento anche della giornata, questo decreto legge prevedeva brevi termini di scadenza di queste misure urgenti. Perché? Perché l'importante in quella fase lì era tamponare, mettere un tappo, cominciare a aumentare i poteri della polizia, prevedere le nuove forme di reato, a controllare gli accessi alla rete, controllare chi acquistava sim telefoniche e simili. Però la speranza era chiaramente quella che poi tutto questo rientrasse in testi normativi più ampi e più pensati, più ragionati, perché come vedremo invece questo decreto Pisano, che aveva come termine di scadenza finale il 31 dicembre del 2007, è stato continuamente prorogato anche male, per cui abbiamo avuto una legislazione scritta in fretta, convertita in frettissima, con degli obblighi che alle volte non si capiva neanche che cosa volessero dire, e poi vedremo e magari mi aiuterete a capire che cosa vogliono dire questi obblighi, e non si è mai arrivati effettivamente a quella che è la definizione di una normativa ponderata di contrasto al terrorismo. Anche questa famosa abrogazione del decreto Pisano, che in realtà non è assolutamente vera, il decreto Pisano è ancora in vigore, sono stati semplicemente abrogati 3 commi dell'articolo 7 che riguarda l'attività di richiesta di licenza, identificazione e monitoraggio delle attività per pubblici esercizi e circoli privati, quindi per chi vuole offrire connettività o via cavo o via wireless. Solo 3 commi sono stati abrogati, e sono stati allo Stato abrogati con decreto legge, quindi che ancora deve essere convertito in legge, per cui per ipotesi potrebbe succedere. È stato pubblicato il 29 dicembre,
Quindi, per ipotesi, se non venisse convertito entro l'1 marzo, o è bisestile quest'anno, comunque, non mi ricordo, o 29 febbraio o 1 marzo se è bisestile, se non venisse convertito entro questa data, allora ci ritroveremmo col decreto Pisano esattamente come era prima. Con tutto il problema che è comunque scaduto, tra virgolette, il 31 dicembre del 2010 e non si sa come regolarsi per il prosieguo. Come vi dicevo, questa scadenza originaria, che era il 31 dicembre del 2007, è stata prorogata successivamente fino al 31 dicembre del 2010. Vi ho anche detto che il decreto Pisano è un testo di legge estremamente complesso. Solo un articolo riguarda propriamente quello di cui sempre si parla, cioè come faccio ad aprire un circolo o magari anche un semplice ritrovo fra amici ad offrire connettività wireless, devo veramente andare in questura a chiedere la licenza, devo veramente loggare tutti quelli che mi si presentano, devo prendere la carta d'identità e scansionarla e tenerla conservata digitalmente perché un domani mi può chiamare la polizia giudiziaria e dirmi mi devi mandare tutti i documenti di quelli che sono venuti a collegarsi da te. È esclusivamente un articolo però estremamente complesso. E quindi faccio un piccolo esame di vista, perché se riuscite a leggerlo non avete problemi. Allora, articolo 7, e ruota tutto intorno a questo, ed è l'unico articolo nel quale sono stati abrogati questi famosi tre commi per cui si dice che la legge Pisano è stata abrogata. Non è stato abrogato niente in realtà. Allora, primo comma, a decorrere dal 15° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, questa è la parola che poi è stata sempre modificata, è diventato 31 dicembre 2008, 2009 e 2010. Chiunque intende aprire un pubblico esercizio, un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti, potremmo dire che ci hanno usato un rotturo effettivamente lì, nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematicamente, deve chiederne la licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola installazione di telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale. Quindi tutti i call center che davano esclusivamente telefoni per chiamare con telefonia vocale non erano soggetti all'obbligo di licenza. Chi dava voice over IP è soggetto all'obbligo di licenza. Qualunque circolo o pubblico esercizio che dia connettività, cavo, wireless o qualunque cosa vi venga in mente è soggetto all'obbligo di licenza. A cosa serve questo obbligo di licenza? Questo obbligo di licenza serve ad avere una mappatura di chiunque offra questo tipo di servizi, in maniera tale che se io devo andare a cercare, a esercitare una determinata attività di indagine, so che chi offre questo tipo di servizi a Milano sono questi 300 esercizi, vado in questi 300 esercizi e mi faccio dare i dati identificativi di chiunque si sia connesso dalle loro macchine, premesso che poi molte volte non sono niente. E qua cominciamo ad andare nei commi che allo stato sono stati abrogati. La licenza si intende rilasciata trascorsi 60 giorni dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei capi 3 e 4. Vabbè, questa è sempre per la licenza. Qua cominciamo ad avere le misure che devono avere questi titolari di questi esercizi. Con decreto del Ministero dell'Interno, con il Ministro delle Comunicazioni e con il Ministro per l'Innovazione Tecnologica, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni dell'utente, e qui c'è stata necessità di un altro testo di legge che spiegasse cosa significa monitoraggio delle operazioni dell'utente, archiviazione dei relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal codice privacy, nonché le misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche, ovvero punti di accesso a internet utilizzando tecnologia senza fili. Quindi abbiamo questi due ordini di obblighi. Io che gestisco un internet point mi devo preoccupare di monitorare le operazioni dell'utente e archiviarne i relativi dati. Quindi devo avere una sorta di, store center dove vado a conservare questi dati tenendoli a disposizione dell'autorità giudiziaria. E poi, in barba al codice privacy, se io ho delle postazioni pubbliche non vigilate, che vuol dire che c'è qualcuno a fianco che controlla che effettivamente non sto cercando bomba, fili, plastico, acquisto o cose simili, oppure punti di accesso a internet che utilizzano tecnologia senza fili, sono soggetti alla preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità.
Quindi devo farmi dare questo documento di identità che devo acquisire. E fatte salve le modalità di accesso dei dati previste dal codice di procedura penale e dal codice privacy, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 4 l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero dell'Interno preposto ai servizi di Polizia Postale e delle Comunicazioni. Quindi è la Polizia Postale e delle Comunicazioni che può chiedere di inviare telematicamente questi dati identificativi che io vado ad acquisire, o che può recarsi personalmente presso questi access point chiedendo di ottenere questi dati. Quindi, come vedete, improvvisamente dal luglio del 2005 avere un access point come attività era diventato più pericoloso che gestire un'armeria, essenzialmente, perché tra obblighi di licenza, obblighi di, soprattutto perché erano gestiti sempre in maniera estremamente easy da chi si era organizzato, magari con gli amici del bar, e aveva messo access point all'interno del bar per cazzeggiare con l'iPhone mentre si prendevano l'aperitivo, a chi magari non aveva intenzione proprio di aprire un provider, ma si era messo quelle 5-6 postazioni e cercava di tirare la giornata su così, facendo chattare un po' qualcuno. Invece adesso ci troviamo con questo complesso di obblighi che possiamo riassumere in obblighi per iniziare l'attività, quindi la richiesta della licenza e attendere l'ottenimento della licenza. Obblighi per gestire l'attività, che sono l'obbligo di identificazione, l'obbligo di monitoraggio e di registrazione dell'attività e l'obbligo di conservazione e di messa a disposizione dell'autorità giudiziaria di questi dati. Mi trovo improvvisamente tutta questa insieme di attività che, ricapitolandole, possiamo dire che sono: innanzitutto registrarsi presso la questura, ottenere una licenza preventiva, identificare gli utenti, registrare gli accessi, custodire i dati di traffico e tenere questi dati a disposizione delle forze dell'ordine. Tra l'altro, con alcune simpatiche paroline che chi si occupa di computer forensics come Stefano sa che il legislatore le mette sempre nei dati, tipo inalterabilità. Il dato deve essere conservato inalterabile. E però voi sapete meglio di me che cosa vuol dire dato inalterabile. Cioè, non basta allora che lo conservi sull'hard disk, perché lì è alterabile, chiunque mi riesce ad accedere all'hard disk me lo può cambiare. Allora cosa devo fare? Mi devo preoccupare di masterizzare, firmare digitalmente e chiudere in busta chiusa e chiuderlo con la cera lacca, o magari rispedirmelo perché così c'è il timbro della posta che fa fede perché è una terza parte di fiducia. E quindi è qui. Come vedete, abbiamo questo tipo di situazione qui. Vabbè, non si vede molto bene, però il panico si è diffuso tra chi gestiva degli internet point. Anche noi giuristi, al di là dei problemi giuridici, al di là dei problemi tecnici veri e propri, ci siamo trovati con alcuni problemi proprio lessicali, perché come per voi i numeri sono fondamentali, per noi giuristi sono fondamentali le parole, no? Non possiamo appoggiarci a quello che è il senso comune di una parola, ma dobbiamo sempre cercare quella che è la sua definizione nell'ambito del diritto, perché se qualcosa non ricade nella definizione giuridica, allora noi possiamo dire che è esclusa. E quindi, che cos'è un circolo privato e che cos'è un pubblico esercizio? Voi avete l'idea di questo, di che cosa sia un circolo privato e un pubblico esercizio, però a me giurista serve un testo di legge che mi dica esattamente cos'è un circolo privato e che cos'è un pubblico esercizio. E se io mi riesco a trovare qualche cosa che non è nelle due categorie, io posso tranquillamente dire che la legge Pisanu per me non si applica, perché noi siamo un po', no, salomonici nelle nostre cose. Ci sono poi diversi dubbi applicativi, come vi dicevo, le reti Fonera, le parrocchie, che non sono né un circolo privato, salvo che la religione non voglia essere un circolo privato, ma non credo ancora, né tantomeno un pubblico esercizio, sebbene possano essere religioni dominanti. Le università non sono né circolo privato né pubblico esercizio. Le biblioteche. E che cosa succede se io lascio la mia rete wireless aperta? Ho un obbligo di utilizzare il web, ho un obbligo di utilizzare il VPA, e dopo che ho sentito la relazione precedente, che cazzo, io utilizzo il VPA? Tutto questo inoltre ha contribuito a collocarci ancora di più fuori dal G8 e dal G15 probabilmente, perché abbiamo un'espansione delle reti wifi nel nostro paese che è assolutamente sotto zero, mentre dappertutto voi trovate ormai reti wifi municipalizzate, non nulla questo sulle reti negli hotel, sulle reti nei mezzi di trasporto e simili. Io
sono stato a Seattle, c'era la rete addirittura negli autobus, uno stava nell'autobus ed era connesso e c'era l'access point in cima all'autobus. Noi tutto questo ce lo siamo sognati. E anche adesso che si comincia a fare su Freccia Rossa non è che funzioni benissimo, penso che quelli siano altri problemi. Tutto questo ha portato a un'inevitabile necessità di chiarimenti. Questi chiarimenti ci sono stati forniti con dei testi di legge che sono il decreto ministeriale 16 agosto del 2005 e la circolare del 29 agosto del 2005. Questi testi di legge hanno cercato di chiarire alcuni punti oscuri che si trovavano nella legge Pisano, che vi ripeto non è mai stata toccata a seguito della sua conversione in legge, se non esclusivamente per cambiare 2007, 2008, 2009 e 2010. Allora vediamo, distinguiamo questi obblighi. Ovviamente se avete domande interrompetemi quando volete, non c'è problema. Innanzitutto obblighi per iniziare l'attività. Abbiamo visto che questi obblighi riguardano due categorie di soggetti: pubblico esercizio e circolo privato. Il pubblico, la definizione di pubblico esercizio lo trovo nel TULPS, che è il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, però dirlo tutto sarebbe troppo, quindi lo compattiamo. Pubblico esercizio è identificabile come qualsiasi attività commerciale, per cui generalmente l'accesso è garantito a chiunque. Quindi pubblico esercizio è qualunque access point dove nessuno mi può dire no, tu non puoi entrare, oppure tu devi avere la tessera amici della marmotta per poter entrare, ma io entro, pago e mi connetto. Il circolo privato invece si differenzia dal pubblico esercizio perché non persegue uno scopo di lucro ed è generalmente aperto esclusivamente per i suoi associati. Ok? Queste due categorie sono quelle alle quali si applica l'obbligo di licenza. Quindi possiamo desumere che il privato, anche se installa una rete aperta, e anche una rete aperta che potremmo definire strutturata come la rete Fonera, perché un conto è la rete aperta nel mio condominio dove il mio vicino sa che c'è questa rete aperta e basta, un altro conto è un progetto come FON dove io dico ah, domani sarò a Roma, dormirò in quell'hotel, fammi vedere quali access point FON vicini ci sono. Quindi è una rete in sé per sé vera e propria, strutturata, organizzata centralmente, quindi che tiene una mappa degli access point presenti nelle varie zone geografiche, non può essere assimilato né alla nozione di pubblico esercizio né alla nozione di circolo privato, e quindi in quanto tale non è soggetto all'applicazione della legge. Come vedete, per noi qualificare le cose è estremamente importante, perché se trovo qualcosa che sfugge sono libero. In quei testi di legge che, come vi ho detto, avevano una funzione chiarificatrice delle oscure parole della legge Pisanu, troviamo che alcuni soggetti vengono esclusi dall'obbligo di licenza, ma sono comunque tenuti all'obbligo di monitoraggio e di identificazione. Per cui le università, i centri di ricerca e gli altri istituti di istruzione sono esclusi dal richiedere la licenza al questore, ma sono comunque tenuti all'identificazione e al monitoraggio. E anche se non sono menzionate, in una nota del Ministero dell'Interno le biblioteche sono rientrate anch'esse in questo tipo di esclusione della licenza, ma inclusione negli obblighi di identificazione e di monitoraggio. Abbiamo però dei soggetti che sono borderline. Come facciamo per i soggetti borderline, come potrebbero essere le parrocchie? Beh, cioè, definire borderline una parrocchia mi varrà quantomeno 20 anni di inferno, comunque, relativamente alla normativa, oppure i privati che non sono però associati in un circolo privato, sono semplicemente un club, diciamo, no? Un club di amici. Per questi qua, sempre il decreto ministeriale ci dice che se loro hanno locali accessibili al pubblico nei quali mettono a disposizione queste connettività, allora sono soggetti all'obbligo di identificazione e di monitoraggio. Nel caso in cui invece non vi siano locali accessibili al pubblico, per cui è il club di amici che però serve esclusivamente questi amici qui e non ha un'organizzazione di circolo strutturato o qualcosa di simile, cioè semplicemente facciamo il giro degli access point ogni volta che ci troviamo a cena, così a rotazione, allora io non ho obblighi. Quindi come vedete già molte teorie interpretative della legge Pisano in realtà si applicano a una categoria residuale di soggetti, quando invece sembrava prima che la legge Pisano colpisse chiunque avesse un router o un access point wireless in casa. In realtà sono molto pochi. Abbiamo poi gli obblighi per gestire l'attività di providing, diciamo. E per gestire questa attività di providing noi abbiamo due livelli di misure.
Il primo, che sono le misure di identificazione, che io ottengo mediante questo famoso documento di identità, e poi abbiamo le misure per il monitoraggio delle attività. Perché? Qual è lo scopo finale che si voleva ottenere con questo decreto Pisano? Cercare di ricostruire l'identità e l'attività svolta su determinate macchine, in maniera tale da poter individuare, ma prevalentemente prevenire, determinate operazioni terroristiche. Anche se purtroppo la criminologia generale sul terrorismo ci interessa che ci insegna meglio che le indagini sono sempre ex post e quasi mai ex ante, purtroppo sì. Quelli che fanno ex ante in realtà sono più che altro servizi segreti e altri tipi di soggetti. Allora, misure di identificazione diretta. L'articolo 1 del decreto ministeriale del 16 agosto 2005 prevede che gli utenti debbano essere previamente identificati acquisendo i dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché il tipo, il numero e la riproduzione del documento presentato dall'utente. Ma visto che non stiamo parlando proprio dello scippatore, ma stiamo parlando di terroristi, come fa questa norma a tutelarmi da quelli che sono i documenti falsi? E soprattutto, che cos'è un documento di identità? Se io ve lo chiedessi, che cos'è un documento di identità? Voi mi sapreste rispondere? Perché documento di identità, pensi di sì? Cos'è un documento di identità? No, è un pezzo di carta. È un pezzo di carta, sì. Su questo siamo abbastanza d'accordo. Perché il documento di identità per noi giuristi, giuridicamente parlando, è la carta d'identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato su supporto cartaceo, magnetico o informatico dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare. Quindi io potevo andare all'access point di Kanikati con una carta d'identità delle isole Tonga, sicuramente originalissima, con una mia fotografia dicendo questo è il mio documento d'identità, mica è colpa mia se vengo dalle isole Tonga, potrò connettermi a internet o siete uno stato talmente illiberale. Figuratevi che, visto che Milano è sempre una città all'avanguardia, c'è un pool di vigili urbani che è specializzato nello studio e ricerca di documenti falsi, perché altrimenti quando loro fermano persone ovviamente di altra nazionalità, hanno un tale scambio, un tale riciclo di documenti falsi per cui i verbali essenzialmente vengono sempre notificati a Dante Alighieri, via Divina Commedia, Firenze o cose simili. E quindi già abbiamo problemi con altre fattispecie di reato. Collegare la prevenzione del terrorismo a un semplice documento di identità che è falsificabile come niente, chiaramente rischia di essere piuttosto inutile. Prego. In questa definizione la patente di guida non c'è la foto, in realtà serve anche per dimostrare l'identità personale del tuo titolare, non è la finalità prevalente del documento. La finalità prevalente del documento in questione serve in realtà per dimostrare che il soggetto Tizio e Caio è abilitato all'utilizzo della guida, però l'identificazione è il primo step. Si potrebbe usare come... Sì, ma non so se ti ricordi, ci fu quella famosa questione con la Ryanair, perché la Ryanair accettava le licenze di pesca come documento identificativo. Alla fine c'è la mia fotografia, sono curioso sul patentino dei funghi, adesso chiederò. Accettava questo tipo di documento, o meglio, per noi era documento e la Ryanair lo voleva accettare. Allora noi avevamo pressato perché venisse accettato, noi italiani, avevamo pressato perché venisse accettato, poi non so quanta gente avrà questa licenza di pesca, comunque volevano utilizzare a tutti i costi la licenza di pesca per comprare i biglietti aerei e ci fu un periodo per cui la Ryanair addirittura bloccò i voli o qualcosa di simile. Sì, ma adesso non dice che la licenza di pesca non è... anche la patente. Anche la patente. O carta di identità o passaporto. Ma l'avvocato non vuole l'opposto, quindi non... Io non conosco queste cose. E poi abbiamo delle misure di identificazione indiretta che in realtà continuano ad essere adoperate, perché quando voi vi registrate su Freccia Rossa la password per collegarvi non solo pagate con carta di credito adesso in promozione, end of spot, però avete anche l'obbligo di segnalare il vostro numero di cellulare dove ricevete le chiavi per collegarvi alla rete wireless.
Tutto questo che vi viene fatto passare come automatismi e veniamo incontro a voi, l'Italia che si muove insieme a te, in realtà sono tutte forme di identificazione indiretta, perché io in questo modo il vostro numero di carta di credito, il vostro numero di cellulare, che comunque la SIM dovrebbe essere sempre acquistata fornendo un documento di identità valido che viene faxato e registrato in teoria, in teoria, sempre in teoria. Sì, ma poi anche le SIM hanno un certo giro, tutto sommato, tra di loro, senza bisogno di andare dal rivenditore, e soprattutto a questo accoppiano una credenziale univoca, perché le credenziali non sono per tutti, ma quella credenziale viene data univocamente a voi. Perché? Perché dobbiamo calcolare il tempo in cui voi state connessi, e quindi evidentemente deve essere univoca per voi. Quindi abbiamo carta di credito, numero di cellulare, codici identificativi univoci. Se non è il documento di identità, probabilmente è qualcosa anche di peggio. Ma in ogni caso anche a questo si può cercare di ovviare, perché per esempio moltissime carte di debito che negli Stati Uniti ad esempio vengono date senza necessità di identificarsi vengono accettate. C'è qualche problema con le SIM, perché? Perché loro le agganciano esclusivamente agli operatori italiani, ma qualora le dovessero aprire a tutti quanti i tipi di operatori, voi ve ne andate in Croazia, entrate in un negozio, vi prendete una SIM, non chiedono neanche se avete le scarpe o le ciabatte, non gliene frega niente, vi danno la SIM, tornate qui e fate quello che volete. Anche perché tendenzialmente chi fa il terrorista non è che sta a guardare se paga gli sms 10 centesimi o fa un centesimo, sta parlando di persone che se devono fare una cosa, purtroppo investono. Per le reti wireless come si fa a questo punto a soddisfare gli obblighi di identificazione e ad evitare che qualcuno magari utilizzi la rete wireless senza essere identificato? Dovrò utilizzare dei sistemi di tipo captive portal che non consentano l'accesso della rete da parte di soggetti non identificati. Sicuro. Abbiamo poi invece quelle che sono le misure per il monitoraggio delle attività. Chi è tenuto a monitorare l'attività? Fate attenzione, perché qui stiamo entrando in un campo che per noi giuristi è estremamente delicato, perché quello che voi fate quando siete in internet, quando spedite una lettera, quando fate queste, rientra nella vostra sfera più privata e personale, e quindi il diritto può entrare in questo tipo di sfera privatissima del soggetto, ma solo ed esclusivamente se il valore giuridico in gioco è estremamente importante e i rischi sono estremamente forti. Quindi anche quando sentite intercettare i dati di traffico, quasi mai riguarda la comunicazione, riguarda l'IP di partenza, l'IP di destinazione, il tipo di protocollo, cioè so se hai fatto una sessione HTTP, so se hai mandato una mail, ma deve essere veramente ci deve essere innanzitutto un'ordinanza, un decreto del PM quanto una casa, e devono essere dei reati di un certo tipo perché si possa addirittura arrivare a leggere quello che voi state scrivendo. Quindi per noi è un tema estremamente delicato, per voi è estremamente facile farlo, per noi sarebbe però estremamente delicato tutelarlo. E quindi questo monitoraggio delle attività, si è anche fatto una selezione su chi effettivamente lo deve fare. Questo monitoraggio infatti lo devono fare i titolari o gestori di un esercizio pubblico, di un circolo privato, di qualsiasi specie, nel quale sono poste a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematicamente, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale. Quindi rientrano tutti quei soggetti che avevamo visto nel comma 1 dell'articolo 7. Circolo privato, pubblico esercizio, che non offrano però telefonia vocale. Quindi anche il voice over IP rientra negli obblighi di monitoraggio.